Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Il Signore sia con voi. Buona Pasqua e buona Pentecoste a tutti. Celebriamo oggi la Santa Pentecoste, la nascita della Chiesa. Dopo 50 giorni dalla risurrezione di Gesù, dopo che Gesù ha sconfitto la morte, è risorto, è asceso al cielo, si è riunito al Padre dopo 50 giorni e invia a noi lo Spirito Santo, Paraclito, l'Avvocato Difensore, colui che ci difende, ci protegge, l'amore del Padre che viene riversato nei nostri cuori. Vogliamo veramente chiedere al Padre Eterno, a Gesù, affinché invino a noi lo Spirito Santo, l'amore del Padre di cui abbiamo bisogno per affrontare la vita quotidiana. Oggi è anche il giorno di Santa Rita, la santa delle cause impossibili, e a volte i problemi sembrano insormontabili, sembra impossibile risolvere dei problemi. Allora ci affidiamo anche all'intercessione di questa grande santa. Soprattutto chiediamo i doni dello Spirito Santo e offriamo questa Santa Messa per Nicole Dedi Abraham Georges, per Filippo Carcagno, per Sebastiano Caruso, che si trova all'ospedale, e per i promessi sposi Girolamo ed Elisabetta. Per celebrare degnamente riconosciamo i nostri peccati. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia grandissima colpa, e supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e a voi, fratelli, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Signore, pietà. Che togli i peccati del mondo, accogli la
Preghiamo, o Dio, che nel mistero della Pentecoste santifichi la tua Chiesa in ogni popolo e nazione, diffondi sino ai confini della terra i doni dello Spirito Santo e rinnova anche oggi nel cuore dei credenti i prodigi che nella tua bontà hai operato agli inizi della predicazione del Vangelo. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te l'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dagli Atti degli Apostoli. Mentre stava compiendosi il giorno della Pentecoste, si trovavano tutti insieme nello stesso luogo. Venne all'improvviso dal cielo un fragore, quasi un vento che si abbatté impetuoso e riempì tutta la casa dove stavano. Apparvero loro lingue come di fuoco che si dividevano e si posarono su ciascuno di loro, e tutti furono colmati di Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue, nel modo in cui lo Spirito dava loro il potere di esprimersi. Abitavano allora a Gerusalemme giudei osservanti di ogni nazione che è sotto il cielo. Al quel rumore la folla si radunò e rimase turbata, perché ciascuno li udiva parlare nella propria lingua. Erano stupiti e fuori di sé per la meraviglia. Dicevano: tutti costoro che parlano non sono forse Galilei? E come mai ciascuno di noi sente parlare nella propria lingua nativa? Siamo parti, medi, elamiti, abitanti della Mesopotamia, della Giudea e della Cappadocia, del Ponto e dell'Asia, della Frigia e della Panfilia, dell'Egitto e delle parti della Libia, vicino a Cirene, romani quindi qui residenti, giudei e proseliti, cretesi e arabi, e li udiamo parlare nelle nostre lingue delle grandi opere di Dio. Parola di Dio. Benedici il Signore, anima mia. Sei tanto grande, Signore mio Dio. Quante sono le tue opere, Signore. Le hai fatte tutte con saggezza. La terra è piena delle tue creature. Manda il tuo Spirito, Signore. Togli loro il respiro, muoiono e ritornano nella loro polvere. Mandi il tuo spirito, sono creati, e rinnovi la faccia della terra. Manda il tuo spirito, Signore, a rinnovare la terra. Sia per sempre la gloria del Signore. Gioisca il Signore delle sue opere. A Lui sia gradito il mio canto. Io gioirò nel Signore. Manda il tuo spirito, Signore, a rinnovare la terra.
dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Galati. Fratelli, camminate secondo lo Spirito e non sarete portati a soddisfare il desiderio della carne. La carne, infatti, ha desideri contrari allo Spirito e lo Spirito ha desideri contrari alla carne. Queste cose si oppongono a vicenda, sicché voi non fate quello che vorreste. Ma se vi lasciate guidare dallo Spirito, non siete sotto la legge. Del resto, son ben note le opere della carne: fornicazione, impurità, dissolutezza, idolatria, stregonerie, inimicizie, discordia, gelosie, dissensi, divisioni, fazioni, invidie, ubriachezze, orge e cose del genere. Riguardo a queste cose vi preavviso, come già ho detto, chi le compie non erediterà il regno di Dio. Il frutto dello Spirito invece è amore, gioia, pace, magnanimità, benevolenza, bontà, fedeltà, mitezza, dominio di sé. Contro queste cose non c'è legge. Quelli che sono di Cristo Gesù hanno crocifisso la carne con le sue passioni e i suoi desideri. Perciò, se viviamo dello Spirito, camminiamo anche secondo lo Spirito. Parola di Dio. Vieni, Santo Spirito, manda a noi dal cielo un raggio della tua luce. Vieni, Padre dei poveri, vieni, datore dei doni, vieni, luce dei cuori, consolatore perfetto, ospite dolce dell'anima, dolcissimo sollievo, nella fatica riposo, nella calura riparo, nel pianto conforto, o luce beatissima, invadi nell'intimo il cuore dei tuoi fedeli. Senza la tua forza nulla è nell'uomo, nulla senza colpa. Lava ciò che è sorbido, bagna ciò che è arido, sana ciò che sanguina, piega ciò che è rigido, scalda ciò che è gelido, drizza ciò che è sviato, dona ai tuoi fedeli, che solo in te confidano i tuoi santi doni. Dona virtù e premio, dona morte santa, dona gioia eterna. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: quando verrà il Paraclito, che io vi manderò dal Padre, lo Spirito della verità che procede dal Padre, egli darà testimonianza di me. E anche voi date testimonianza, perché siete con me
fin dal principio. Molte cose ho ancora da dirvi, ma per il momento non siete capaci di portarne il peso. Quando verrà Lui, lo Spirito della verità vi guiderà a tutta la verità, perché non parlerà da sé stesso, ma dirà tutto ciò che avrà udito e vi annuncerà le cose future. Egli mi glorificherà, perché prenderà da quel che è mio e ve lo annuncerà. Tutto quello che il Padre possiede è mio. Per questo ho detto che prenderà da quel che è mio e ve lo annuncerà. Parola del Signore. Manda il tuo Spirito, Signore, a rinnovare la faccia della terra. Vieni, Santo Spirito, vieni nei nostri cuori, vieni, amore del Padre. Aiutaci in questo mondo della croce, a vincere, a sconfiggere il potere della morte, del peccato. Vieni, fuoco dell'amore del Padre. Questo è ciò che dobbiamo chiedere, il fuoco dell'amore del Padre. Abbiamo due tipi di fuochi. Uno è il fuoco dell'amore del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. L'altro è il fuoco del peccato, della tentazione, dell'inferno. Questo fuoco del male si può spegnere solo tramite, attraverso il fuoco dell'amore del Padre. Se preghiamo, se chiediamo, se siamo uniti come Maria e gli Apostoli nel Cenacolo, riceveremo questo Spirito Santo dell'amore eterno. Ecco, questo è il nostro Cenacolo. Ogni Chiesa è il nostro Cenacolo. Quando ci riuniamo, quando siamo insieme, uniti, un cuor sole, un cuor solo, un'anima sola, uno spirito solo, indivisibile, uniti al Padre, a Gesù, come il Padre e il Figlio e lo Spirito Santo. Ecco, è proprio qui che il Signore effonde questo Spirito Santo dell'amore eterno e invincibile. Però se noi siamo divisi in noi stessi, lo Spirito Santo non viene. Lo Spirito Santo viene in un cuore unito, in un cuore che vuole unirsi a questo amore infinito, al Paraclito, al Difensore, al Protettore, a colui che ci dà la forza, che sconfigge il potere del male. Allora abbiamo visto come Gesù 50 giorni fa è risorto, ha compiuto la volontà del Padre, ha vinto la morte, morendo in croce ha distrutto il potere della morte, è risorto, è morto per noi, per dare a noi questo dono dello Spirito Santo. Oggi si compie la Pasqua, oggi dopo 50 giorni è il compimento della Pasqua. Come Gesù disse agli Apostoli, è meglio per voi che io torno al Padre affinché possa inviarvi lo Spirito Santo, il Difensore, l'Avvocato Difensore, ciò di cui abbiamo bisogno. Ecco, oggi si compie il mistero della Pasqua, il passaggio dalla morte alla vita. Oggi è l'ultimo giorno in cui possiamo dire buona Pasqua. Il Messia è risorto, è veramente risorto e invia a noi lo Spirito Santo, i sette doni dello Spirito Santo. Abbiamo visto nel Vangelo come Gesù ci parla dello Spirito della verità. La verità a volte fa male, come dice un proverbio italiano, la verità fa male, c'è pure una canzone che dice così, la verità fa male. Se non si accetta la verità della croce, la verità della croce per la risurrezione, ma se si accetta, la verità ci farà liberi. Una
Una volta che si conosce la verità, si segue, si interiorizza, possiamo anche noi essere glorificati, come Gesù fu glorificato dal Padre. Lo spirito della verità, anche se comporta la croce, ci porta alla risurrezione. Come Gesù ha dato testimonianza della verità, così anche noi dobbiamo continuare, siamo chiamati a continuare il mandato apostolico. Gesù ci dice: come il Padre ha amato me, così io amo voi. Come il Padre ha inviato me, così io invio voi. Pace a voi, andate in tutto il mondo, salvate le anime, battezzate nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Chi si convertirà, chi crederà, chi sarà battezzato sarà salvato. Chi vi rifiuterà sarà condannato, perché si autocondannerà. Non è Dio che ci condanna, siamo noi che rifiutiamo l'amore del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo e ci autocondanniamo. Perché come il Padre ha inviato a Gesù, così Gesù fa da ponte per noi. È il primo pontefice, il primo ponte fra cielo e terra, affinché noi possiamo continuare il mandato apostolico. E abbiamo visto i segni che accompagneranno quelli che credono. Nel nome di Gesù sconfiggeranno il male, scacceranno i demoni, imporranno le mani ai malati e questi guariranno, parleranno lingue nuove. Con la Pentecoste anche il riscatto della Torre di Babele, quando l'umanità voleva andare in cielo senza pregare. Volevano fare da se stessi, volevano costruire una torre per arrivare in cielo e furono dispersi. Ci furono tante lingue, furono dispersi. Ecco, oggi abbiamo il riscatto della Torre di Babele con la nuova lingua dell'amore per tutti. Avevano, ricevettero come lingue di fuoco. Iniziarono a parlare in lingue nuove, iniziarono ad evangelizzare, a convertire, a salvare anime. E abbiamo visto come nella seconda lettura abbiamo i frutti dello spirito e i frutti della carne. Dentro di noi c'è sempre una battaglia tra lo Spirito Santo e la carne. Non vanno d'accordo. Se seguiamo le passioni ingannatrici, rimaniamo incatenati in questo mondo. Se invece camminiamo secondo lo Spirito, riceveremo colui che ci libera, lo Spirito Santo Consolatore. In Gerusalemme sarete consolati. Coloro i quali sono di Cristo hanno crocifisso le loro passioni. Tramite la passione di Cristo, cercando di imitare a Gesù Cristo, e quindi tramite la passione si possono sconfiggere le passioni. Abbiamo visto i frutti della carne e quelli dello spirito. I frutti dell'amore sono gioia, i frutti dello spirito sono pace, magnanimità, benevolenza, bontà, fedeltà, dominio di sé. I frutti della carne: invidia, stregoneria, idolatria, impurità, eccetera eccetera. San Paolo ci avverte: chi compirà queste cose qua non erediterà il regno dei cieli. Chi invece con tanta umiltà cerca di seguire a Cristo, cerca di praticare l'amore del Padre per ricevere lo Spirito Santo, costui riceverà i sette doni dello Spirito Santo. Ecco, oggi si sente parlare tanto di scienza, di medicina, ma noi sappiamo che scienza, sapienza, intelletto sono doni dello Spirito Santo, provengono da Dio. Non ci può essere contrapposizione o rivalità tra la scienza e la fede, tra la ragione e la fede, perché vengono da Dio entrambe, fede e ragione. I doni dello Spirito Santo sono sette, tre di questi sono scienza, sapienza e intelletto. Ci può essere contrapposizione. Il problema è quando l'uomo vuole prendere il posto di Dio.
È qui che iniziano i problemi. Non possiamo prendere il posto di Dio. Dobbiamo con tanta umiltà sottometterci all'amore del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, come Gesù, obbediente fino alla morte di croce. Risorto, non muore più. Così anche noi possiamo risorgere e non morire più. Ascendere al Padre e continuare la missione dello Spirito Santo. Preghiamo veramente questo ultimo giorno di Pasqua, la Pentecoste, la nascita della Chiesa. Oggi è il nostro compleanno comune. Oggi, 50 giorni dopo la risurrezione, siamo nati come Chiesa. È il compleanno della nostra famiglia in Cristo. Preghiamo a Gesù finché anche noi possiamo ricevere lo Spirito Santo del Padre e cooperare a rinnovare la faccia della terra. Sia lodato Gesù Cristo e Maria Santissima. Io credo in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò la morte, salì al cielo e siede alla destra di Dio Padre onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione della carne, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Lo Spirito atteso e invocato oggi discende sulla Chiesa per rinnovare nel nostro tempo i prodigi della Pentecoste. Apriamoci alla sua azione dolce e potente. Preghiamo insieme e diciamo: rinnovaci, o Padre, nel tuo Santo Spirito. Concedi che lo Spirito di amore faccia di tutti i cristiani un popolo solo. In un mondo lacerato da conflitti e discordie, la Chiesa risplenda come segno di unità e di pace. Preghiamo. Rinnovaci, o Padre, nel tuo Santo Spirito. Rinnova per il Papa, i Vescovi, i Presbiteri e i Diaconi le meraviglie della Pentecoste. Rendi gioioso e fecondo il loro servizio all'umanità. Preghiamo. Rinnovaci, o Padre, nel tuo Santo Spirito. Accendi nei credenti il fuoco dello Spirito. Annuncino con la vita il Vangelo di Cristo, mite e umile di cuore, e sostengano con pazienza un dialogo schietto e disinteressato con tutti. Preghiamo, rinnovaci, o Padre, nel tuo Santo Spirito. Soccorri coloro che soffrono e lottano per la giustizia, tengano viva la speranza, dono dello Spirito, per credere che l'amore è più forte dell'odio. Preghiamo, rinnovaci, o Padre, nel tuo Santo Spirito. Benedici noi qui riuniti, la forza del tuo Spirito ci doni il coraggio di respingere ogni forma di egoismo e di compromesso con il male, per camminare in santità di vita. Preghiamo, rinnovaci, o Padre, nel tuo Santo Spirito. O Padre, fonte di ogni rinnovamento nell'amore, fa che in ogni lingua, popolo e cultura risuoni l'annuncio gioioso del Vangelo,
e il tuo Santo Spirito ci rigeneri nella Pasqua del tuo Figlio. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Amen. Preghiamo, fratelli e sorelle, perché il nostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Manda, o Padre, lo Spirito Santo promesso dal tuo Figlio, perché riveli pienamente ai nostri cuori il mistero di questo sacrificio e ci apra alla conoscenza della verità tutta intera. Per Cristo nostro Signore, il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori, rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Oggi hai portato a compimento il mistero pasquale e su coloro che hai reso figli di adozione in Cristo tuo Figlio hai effuso lo Spirito Santo, che agli arbori della Chiesa nascente ha rivelato a tutti i popoli il mistero nascosto nei secoli e ha riunito i linguaggi della famiglia umana nella professione dell'unica fede. Per questo mistero, nella pienezza della gioia pasquale, l'umanità esulta su tutta la terra e con l'assemblea degli angeli e dei santi canta senza fine l'inno della tua gloria.
Padre veramente santo, fonte di ogni santità, santifica questi doni con l'effusione del tuo Spirito perché diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo, nostro Signore. Egli, offrendosi liberamente alla sua passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice e rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie per averci ammessi alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra, è qui convocata nel giorno in cui il Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Nicola e tutto l'ordine sacerdotale. Ricordati dei nostri fratelli e delle nostre sorelle, oggi in particolar modo di Nicole, Abraham George, di Filippo, e di coloro che si sono addormentati nella speranza della risurrezione, di tutti coloro che si affidano alla tua clemenza, ammettili a godere la luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme alla Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, con gli Apostoli e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, preghiamo insieme come Gesù ci ha insegnato. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome,
venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tuo è il regno, tuo è la potenza e la gloria nei secoli. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Come figli di Dio scambiamoci il segno della pace. Ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena del Signore. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato. Il corpo e il sangue di Cristo ci custodiscano in questa vita e per la vita eterna. Forza dall'alto nel mio cuore.
Come il Padre ha mandato me, così anche io mando voi. Ricevete lo Spirito Santo. Alleluia. Preghiamo. O Dio, che doni alla tua Chiesa la comunione dei beni del cielo, custodisci in noi la tua grazia, perché resti sempre vivo il dono dello Spirito Santo che abbiamo ricevuto, e questo cibo spirituale giovi alla nostra salvezza, per Cristo nostro Signore. Prima della benedizione finale, voglio ancora augurare a tutti una buona Pasqua e una buona Pentecoste. Ricordiamoci che abbiamo già ricevuto lo Spirito Santo di Dio il giorno del nostro battesimo. Dobbiamo riscoprire questo grande dono che abbiamo ricevuto, il dono dell'immortalità, della vita eterna, della figliolanza. Siamo diventati figli di Dio. Cerchiamo di riscoprire, riconoscere lo Spirito Santo che già è in noi, per portare anche noi a compimento la Pasqua nella nostra vita. Alleluia, alleluia. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Glorifichiamo il Signore con la nostra vita. Andiamo in pace. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.